buona domenica a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, dalla sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara. Diamo vita all'edizione 2019 del Premio Medicina Italia. Riconoscimento ai professionisti della sanità, a coloro che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale nei rispettivi settori di competenza. Salutiamo e ne approfittiamo dell'occasione per salutare quanti ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.cronacheabruzzesi.it. Ricordo il sito internet dove siamo in collegamento diretto, www.cronacheabruzzesi.it. Manifestazione questa promossa dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000 in collaborazione con alcune aziende leader nei rispettivi settori, ad iniziare dalle aziende farmaceutiche Archis di Chieti, Lio Filchem di Roseto e poi ancora l'Abruzzese Salute della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo e dal Centro Diagnostico Valdem. Volevo ringraziare la provincia di Pescara per l'ospitalità concessa in una sala istituzionale, in una sala dove si svolgono i consigli provinciali, una sala storica, in un edificio che racconta la storia e ha raccontato la storia del territorio. Grazie a coloro, a quei grandi professionisti della sanità che hanno raccolto il nostro invito e sono qui in Abruzzo, a Pescara in modo particolare, per dar vita a questa manifestazione. Ringrazio anche le autorità che sono intervenute per rendere ancora più importante e solenne l'appuntamento dedicato al Premio Medicina Italia. Come al solito, a condurci in questa bella camminata in giro per le più belle realtà della sanità nazionale, oggi parleremo, come è giusto che sia, in termini positivi dei risultati raggiunti dai nostri professionisti del settore. Sarà un grande professionista della comunicazione, conduttore di uno dei programmi più seguiti e ascoltati in televisione, vale a dire Medicina Facile su Rete 8. Signore e signori, vorrei accoglierlo con un grande applauso, il collega e maestro in giornalismo Paolo Castignani. Paolo, intanto ben trovato. Io volevo anche salutare le nostre splendide fanciulle che ci accompagneranno in questa bella avventura per dare il giusto risalto alle eccellenze della sanità italiana, vale a dire le finaliste, le vincitrici del concorso internazionale Miss Adriatico. Mi riferisco a Vittoria Jurkevic, Martina Matriciani e a Giulia Di Giacomo Capacchione. Un applauso anche per le nostre vallette che avremo modo di conoscere successivamente. E allora ti cedo volentieri il microfono, perché il programma è davvero nutrito, intenso, e quindi ci sarà da ascoltare quello che hanno fatto di bello, di interessante, di eccezionale i nostri professionisti della sanità. A voi Paolo Castignani. Buongiorno e buona domenica a tutti, grazie per essere intervenuti a questa cerimonia di consegna del Premio Medicina Italia, quarta edizione del Premio Medicina Italia, un'iniziativa, un evento organizzato dall'Agenzia Promozione Spettacoli e dall'Associazione Culturale Ulisse 2000 di Montesilvano, ideatore del premio il vulcanico Paolo Minucci, un evento che gode del patrocinio dell'amministrazione provinciale di Pescara che ci ha messo a disposizione questa bellissima sala. Il premio Medicina Italia è l'emanazione più importante e anche più giovane del premio Medicina Abruzzo. Questo Medicina Italia oggi festeggia e celebra la sua quarta edizione, ecco perché è più giovane. Il premio Medicina Abruzzo invece comincia ad avere anche una storia più importante. Ad aprile sono stati consegnati gli attestati, i premi riguardanti l'undicesima edizione. Premio Medicina Italia che rappresenta un importante riconoscimento nel campo ovviamente dell'assistenza medica, della ricerca scientifica e anche del management sanitario, e questo ve lo dimostreremo tra poco allorché premieremo i 7 specialisti che sono stati individuati quest'anno dal comitato scientifico che c'è a
lavorare dietro a questo premio. Anche quest'anno non c'è neppure una donna, sono 7 maschietti e rappresentano categorie diverse. Ve le indico e ve le dico anche in apertura, poi vi presenterò come sempre gli 7 specialisti che saranno premiati. Prima di ricevere il premio dovranno subire, tra virgolette, una mia intervista. 7 specialisti che sono stati individuati nel campo della chirurgia generale, della chirurgia vertebrale, della chirurgia dell'apparato digerente, radiologia vascolare ed interventistica, management sanitario, prevenzione e disturbi dell'udito. Fatta questa debita ma doverosa introduzione, chiamerei subito il primo specialista. È una persona che tra l'altro, grazie ad una trasmissione televisiva nazionale, ha fatto ascolti record, ha fatto più ascolti lui in quella trasmissione che io in 35 anni di Rete 8. Lo chiamo subito e volentieri il professor Alessandro Gasbarrini. Buongiorno professore, benvenuto, le cedo il microfono. Allora, intanto le chiedo, mi prende così o mi sarei dovuto vestire da Iena oggi, visto che lei ha partecipato alla trasmissione delle Iene? Dopo questa presentazione non posso che far brutta figura, perché io lo prendo assolutamente così. Le Iene avevano fatto una trasmissione che era stata registrata in giugno, e poi è stata, dato che in quel periodo loro non trasmettevano, e io non sapevo esattamente che cosa avrebbero fatto vedere. Loro mi hanno seguito dalle 7 del mattino, quando abbiamo iniziato la sala, fino alle 8 di sera, poi sono andati via salutando, quindi io ho avuto la sorpresa di vedere il pezzo montato. In realtà pensavo che, come tutte le volte, le Iene facessero un qualche giochetto. Quindi sono stati mesi di attesa. Adesso non è che io pensavo solo a quello, perché ho altre cose a cui pensare, però insomma naturalmente non mi aspettavo questo risalto, fra l'altro anche immeritato come questo premio. Io, quando mi hanno detto vai a ricevere un premio, io dicevo premio per che cosa? Premio per, e adesso dimostreremo anche perché si è assolutamente meritato questo premio. Intanto la presento meglio, il professor Alessandro Gasbarrini è direttore della struttura complessa di chirurgia vertebrale ad indirizzo oncologico e degenerativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. È pronipote di Domenico Tinozzi, quindi siamo nella sala Tinozzi. Si sente a casa, professore? Beh, mi sento a casa, questa è una grande emozione per una serie di motivi. Primo, perché sono nella mia terra, io sento molto questa possesso, insomma, anche se io sono nato a Bologna, però mi sento molto abruzzese. Noi veniamo da una generazione di abruzzesi, mio nonno era di Civitella del Tronto, noi passiamo l'estate a Giulianova, ho vissuto a Chieti per un certo periodo della mia vita perché mio padre si era trasferito qua, quindi l'Abruzzo è entrato un pochettino nel nostro DNA, e quindi essere in una sala, mia nonna era una Tinozzi e il mio prozio era Domenico Tinozzi, quindi essere in questa sala dove ho saputo da mio padre che è stato premiato mio nonno Antonio e mio padre Giovanni, è una grande emozione, anche perché io non penso di meritare quello che hanno fatto loro. Io sono un praticone, io sono uno che è in sala operatoria e praticamente ha poco a che fare con le persone che sono sveglie, di solito ho a che fare con persone che dormono, e quindi è più facile, insomma. Senta, l'ha detto lei, una famiglia, io aggiungo una generazione di medici, se ho fatto i conti esatti siete una trentina di medici, tra questi ci sono anche una quindicina di professori universitari, giusto, più o meno? Sì, abbiamo tutte le specialità. Specialità. Suo papà Giovanni l'ha citato, gastroenterologo e patologo, suo fratello Antonio gastroenterologo, lei perché si è buttato nel campo dell'ortopedia? Beh, non è per non avere un confronto con i miei parenti, che sono sicuramente molto
molto portati per quel genere di medicina, il genere di medicina che ha delle soddisfazioni a distanza. Io ho una medicina che, come vi dicevo, molto pratica, dove voglio vedere il risultato abbastanza velocemente, ho la necessità. Io aggiustavo gli orologi quando ero piccolo, e quindi aggiustare le vertebre è un po' più facile che aggiustare gli orologi, però ci si avvicina, insomma. Certo. E quindi mi sentivo portato per fare un lavoro di cesello, diciamo così. Suo papà è stato, non lo so se è ancora, medico dei papi, come gastroenterologo. Suo fratello Alessandro, medico del papa, perché ogni tanto mi chiama Francis, cioè Francis sarebbe Papa Francesco. Lei è l'ortopedico del papa o dei papi? Anche. Per fortuna il papa sta benissimo dal punto di vista ortopedico, gli auguro tanta salute. Spero di non essere mai il medico del papa, perché non ha bisogno di me. Entriamo in campo professionale. Ha avuto esperienze in Italia e all'estero, a Rizzoli, che è una delle strutture di eccellenza dell'ortopedia italiana. Da che anno, professore? A Rizzoli io ho fatto la scuola di specialità a Rizzoli, quindi appena mi sono laureato, adesso ho 52 anni, quindi immaginate quanto tempo fa. Appena mi sono laureato e mi sono sposato, ho iniziato la specialità, ho fatto la specialità lì per 5 anni, poi sono andato per un po' a Firenze, ogni tanto andavo in qualche paese straniero ad aggiornarmi, e poi sono andato all'ospedale maggiore, che era il trauma center, la sede del 118, quindi il trauma center dell'Emilia Romagna, e sono stato lì fino al 2009. Dal 2009 mi hanno richiamato perché a Rizzoli mancava, o forse era un po' carente, la chirurgia vertebrale oncologica e degenerativa, e quindi dal 2009 che sono lì a Rizzoli, devo dire con grande soddisfazione. Prima lei ha detto che non ci sono donne in questo premio, in realtà nel premio che io ritiro ci sono molte donne dietro, oltre a esserci Nostro Signore dietro, ci sono anche molte donne che hanno lavorato e quindi che verranno premiate con me oggi. Senta, dirige, facciamo un bel applauso al professor Gasbarrini. Dirige la chirurgia vertebrale dal 16 gennaio dello scorso anno. Complessivamente quanti interventi ha eseguito, professore, soprattutto per quanto riguarda la colonna vertebrale? Sicuramente più di 4.000 interventi, di cui diciamo oltre 1.000 hanno superato le 12 ore. E mi sembrano interventi, come si chiamano, di chirurgia maggiore, mi sembra. Sì, di chirurgia maggiore. Adesso dire chirurgia maggiore, minore è abbastanza difficile, perché maggiore è quando te la fanno a te stesso, perché la chirurgia fa paura, e quindi quando ti toccano le vertebre, certo, hai sempre paura di rimanere paralizzato o cosa. Comunque la chirurgia maggiore nel mio caso sarebbe quella dove vai a sostituire una vertebra perché è affetta da un tumore. Parliamo proprio di sostituzione di vertebre affette da tumore, così mi ricollego anche alla trasmissione, alla trasmissione delle Iene. Rimozione di un tumore alle vertebre, impianto protesi in carbonio realizzate con stampante 3D, un intervento bello tosto, durato complessivamente 10-12 ore. 12 ore, quello lì in particolare 12 ore, sì, noi non è che guardiamo il cronometro per finire in fretta, noi cerchiamo di fare le cose al meglio, ci possono essere degli imprevisti e l'imprevisto può allungare l'intervento di molte ore. Quindi alla fine, grazie all'aiuto dei nostri anestesisti, riusciamo a avere la tranquillità per finire al meglio un intervento, usare tutti gli strumenti idonei. Essere in un istituto come Rizzoli, dove c'è la ricerca, la clinica e anche la banca dell'osso, cioè nel senso nello stesso istituto si hanno tutte le possibilità, poi interfacciarti con gli ingegneri, con il laboratorio, per eventualmente fare delle stampanti 3D, e quindi hai bisogno di dare, non so, l'attacco, la risonanza, quindi di algoritmi matematici per riprodurre poi una vertebra. E quindi questa riproduzione eventualmente di vertebra con la stampante 3D consente di fare un intervento più rapido, perché quando hai levato la vertebra hai una nuova vertebra che è simile a quella che hai rimosso. Quindi questo aiuta molto
anche come tempi, e il tempo vuol dire meno sanguinamento, certo, meno esposizione all'anestesia. Certo. E so che l'intervento è andato a buon fine, perché non so se lei lo sa, ma lei è primatista mondiale di questo genere di interventi, sì, di questa portata, 22 mi sembra, tutti andati a buon fine, giusto? Sì, sì, al momento. Preghiamo che continui così. Non 22, non lo so, può darsi che ne ha fatto uno stanotte, quindi 23, no? No, 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 siamo a 22. Siamo a 23, siamo perché 23. Abbiamo fatto uno di bacino. Sì, allora sì, devo aggiornare. 23. Senta, poi ha fatto il primo trapianto al mondo di vertebre umane. Sì, questa l'anno è stata... Scorso. No, no, è successo a settembre, di quest'anno. Infatti forse un po' il risalto mediatico è stato dovuto a quello, che prima è arrivata le Iene, subito dopo il trapianto di vertebre. Vabbè, forse l'aveva programmato prima. Sì, sì, programmato, anche perché il prelievo bisogna farlo molti mesi prima, però è stata un po' la tempesta perfetta. Il discorso del trapianto di vertebra è la ricerca... Nel trovare qualcosa di più biologico, cioè l'intuizione, perché dal punto di vista pratico non è troppo complesso, non è più difficile trapiantare una vertebra rispetto a trapiantare una protesi. La cosa, il senso di questo intervento è, dato che la cosa più importante è la qualità della vita, forse ancora più della quantità, la qualità. Quindi noi dobbiamo dare una qualità della vita ai nostri pazienti il più possibile vicino alla normalità. Quindi se tu sostituisci un organo come il fegato, il cuore, con il cuore, il fegato, è più facile che la normalità si avvicina a quella reale. E quindi uguale la stessa cosa nella vertebra. La vertebra è un segmento, che è una specie di cubo, che si mette al posto di un altro segmento che è stato asportato e poi si fissa con delle viti e delle barre. Queste viti e queste barre, se sono in carbonio, quindi anche lì la tecnologia ci viene incontro, non hai gli artefatti metallici che ti impediscono eventualmente di fare della radioterapia o di vedere bene l'attacco e la risonanza. E quindi questo ti aiuta per evitare di avere delle interferenze. Le interferenze non solo dal punto di vista radiografico, ma anche delle interferenze dal punto di vista clinico. La modularità del carbonio è uguale a quella dell'osso, la modularità del titanio invece non è uguale a quella dell'osso. Quindi lo avverto, io ho delle viti nella mia schiena e lo sento quando cambia il tempo. Col carbonio questo si può evitare, con una protesi fatta di osso, quindi una vertebra al posto di una vertebra, naturalmente queste cose si amplificano. Se l'ha fatto da solo l'intervento? No, non l'ha fatto da solo. Benedico tutti i giorni che me l'ha fatto. Senta, l'ultima, lei è giovane, credo che abbia davanti ancora 80-100 anni di sala operatoria, so che vuole vincere una sfida ardua. Paraplegia. Sì, no. È quella, questo è una cosa che adesso io lo voglio dire pubblicamente, spero che venga disseminato worldwide questo mio messaggio. Io non sono in grado di curare i paraplegici. È un sogno che veramente penso che abbiano tutti i chirurghi vertebrali, quelli che si occupano. Ormai non esiste più il neurochirurgo e l'ortopedico, io sono ortopedico di estrazione, ma c'è il chirurgo vertebrale. Il chirurgo vertebrale è quello che cura la colonna vertebrale. Quindi chi non ha il sogno di far restituire? Io vengo da un trauma center, ho visto un sacco di traumi e non solo per tumori. Quando uno è paraplegico, tu vuoi restituirgli la funzione. Io sono sicuro che questa cosa si attuerà, è solo questione di tempo. Io sono sicuro che si attuerà e quindi stiamo studiando anche per quello, ma questo non vuol dire che l'abbia realizzato. Io non voglio, per me una persona deve vivere al meglio con il suo problema. Poi però noi, soprattutto un IRCS come Rizzoli, deve mirare ad avere il massimo e quindi ammirare anche a sconfiggere la paraplegia. E forse non sarò io a vedere questo. Tanto risultato. Ci accontentiamo dell'esoscheletro che hanno costruito. Esatto, che insomma, Avatar. Avatar. Cosa. Grazie al professor Alessandro Gasbarrini.
La faccio premiare, però non lo vedo. Sì, eccolo là. Dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dal professore Luigi Schips, urologo, che l'anno scorso aveva ritirato il premio Medicina Italia su questo palco. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno professore. Intanto, sindaco, che ne pensa di questo premio e di questo calibro che sta premiando? Sì, un caro saluto a tutti i presenti, alla dottoressa Verì, l'assessore alla sanità. Dopo aver sentito il professor Gasbarrini ci si sente piccoli, 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 perché io sono qui a portare un saluto, ma il mio saluto non è un saluto formale, è un saluto che contiene un ringraziamento pieno di un sentimento di riconoscenza nei confronti di tutte le eccellenze che sono qui e che noi dobbiamo sempre e soltanto ringraziare per quello che fanno, perché veramente stiamo parlando di livelli altissimi di medicina che riescono a raggiungere obiettivi impensati e impensabili fino a qualche anno fa. Perché quando il professor Gasbarrini dice io non posso curare i paraplegici, a me viene da dire non posso curare i paraplegici oggi, ma domani tutti quanti sappiamo o pensiamo che, visti i progressi che la medicina fa in maniera incredibile, questo può non essere un sogno, ma può diventare una realtà grazie a questi personaggi, grazie a questi cervelli, che poi non sono soltanto cervelli, sono persone di un'umanità incredibile. Il professor Gasbarrini ha parlato di umanità, di sensibilità. Il medico non è un lavoro, il medico è una vocazione. È così, lo sappiamo tutti quanti. No, perché molti fanno lavori, il medico è un'altra cosa. E quindi per questo dobbiamo sempre inchinarci di fronte a chi fa questa professione, a prescindere da qualsiasi cosa. Poi, a fianco ai medici che raggiungono questi obiettivi, c'è un'organizzazione che è altrettanto importante, soprattutto in questo momento storico, perché la medicina oramai è diventata tecnologia medica. Oggi con l'innovazione il medico assume una funzione anche in relazione agli strumenti che riesce ad avere, raggiunge gli obiettivi perché ci sono anche quegli strumenti. Ma non soltanto perché ci sono quegli strumenti, perché c'è un'equipe, ci sono degli infermieri che si sacrificano in maniera altrettanto forte e ovviamente non hanno la risonanza che hanno poi i medici o le eccellenze mediche. E quindi anche questo bisogna sottolineare. Gasbarrini ha riconosciuto che dietro il suo lavoro... È così. E poi ci sono anche le tante associazioni di volontariato, che io non voglio dimenticare, anzi voglio sottolineare, perché in ogni ospedale noi troviamo persone che con grande passione e con spirito di volontariato si impegnano per quello che possono, e anche lì troviamo delle eccellenze che sicuramente fanno crescere tutti i territori. Quindi grazie, e anche grazie per questa iniziativa, che è un'iniziativa bellissima, che poi porta uno spirito di emulazione importante. Quindi grazie. Complimenti. Grazie sindaco. Professore, l'anno scorso è stato premiato Medicina Italia, era qui, adesso consegna il premio. No, intanto dica qualcosa. Allora, sì, va bene. No, volevo farti complimenti. Ma perché arretrate sempre? No, venite più avanti. No, perché siamo un po' timidi. Noi chirurghi siamo abituati, appunto, come diceva lui, a tagliare e stare tranquilli in sala operatoria, non siamo abituati alle luci. No, complimenti vivissimi per tutto il lavoro che fai, tutti i giorni e per i risultati che ottieni. Mi hai detto una bellissima cosa prima, molto spesso ci si dimentica che non è solo il lavoro di sala operatoria, ma è tutta la ricerca, e effettivamente ogni ospedale che si rispetti, che si possa chiamare tale, deve avere all'interno la ricerca, ogni reparto deve fare ricerca e non deve essere solo teoria, ma deve essere anche nella pratica. Quindi assolutamente d'accordo con quello che è stato detto. Complimenti. Grazie.
sindaco Masci e il professor Skips possono premiare il professor Gasbarrini. Gli facciamo un applauso. Grazie, grazie, grazie. Ce ne andiamo all'ospedale di Pescara con il direttore dell'unità operativa complessa di radiologia e radiologia vascolare ed interventistica, il dottor Vincenzo Di Egidio. Non mi aspettavo un premio così veloce. Non si aspettava un premio così veloce? In che senso? Sono tornato da un anno a Pescara. Allora, intanto c'è da chiarire, ha finito il suo Andi Rivieni Pescara, Teramo, Pescara, Teramo, Pescara, Teramo? Primario radiologo di Pescara. Da? Primo agosto 2018. Però si è fatto un bel sotto e sopra con Teramo per un po' di anni, più vicino. Qualche cosa nella vita si sbaglia, però si sbaglia. Senta, lo avevano anche detto gli amici. Anche detto. È un vecchio cliente di questo premio, no? Sezione Abruzzo l'ha vinta nel 2014 e nel 2015, giusto? Sì. L'ha vinto? Sì. Sì. E quest'anno è salito di livello premio Medicina Italia. Bontà vostra. Specialista senso orario? La chiamano a tutte le ore del giorno? Noi della notte. Prima di tutto. Ma lei avevo... il cartellino marca tempo? Io il cartellino l'ho lasciato direttamente dove si marca il tempo, quindi lo lascio lì e quindi. Però volevo fare una precisazione che mi aveva detto anche il sindaco. Tutto quello che noi siamo riusciti a fare è grazie anche all'aiuto dei miei colleghi, degli infermieri, dei tecnici, dell'apparato strutturale, della direzione generale. Noi abbiamo iniziato a fare questi trattamenti soprattutto sull'ictus nel 2013, c'era il direttore generale che è il dottor Claudio Damario ed eravamo il terzo centro in Italia. Ultimamente, a proposito del professor Gasbarrini, ho contattato il professor De Luca, che era stato intervistato insieme a te nello stesso programma delle Iene, perché noi abbiamo un progetto ambizioso, quello di poter utilizzare le cellule staminali nel trattamento dell'ictus, in maniera tale che queste cellule staminali possano riparare il tessuto danneggiato, che una volta che è danneggiato, almeno fino a oggi, non era più possibile. E lui stesso ci ha convocato a Modena perché lui si era occupato solo delle cellule staminali epiteliali e non mesenchimali come quelle cerebrali, quindi voleva partecipare anche lui a questo progetto, che è un progetto veramente ambizioso, anche perché io sono andato nella letteratura mondiale, c'è solo la Mayo Clinic che ha fatto un trattamento, ma non l'ha fatto endoarterioso, lo ha fatto per via sistemica, quindi questo è stato possibile grazie all'aiuto di tutti, certo. Non è mai il successo di una persona sola. Ma ci sono qui dei suoi collaboratori? Sì, ci sono i miei collaboratori. Se vogliono possono venire qui sul palco, venite così poi partecipate. No, non si vergogna. Senta, vergogna. Che branca è la neuroradiologia? Gli interventi più complessi che eseguite, magari ce ne dica uno, ce ne racconti. L'intervento più complesso l'abbiamo fatto su uno che era tetraplegico, aveva una lesione dell'arteria e midollare posteriore con una malformazione arteriosa. A un certo punto questo paziente nel giro di 20 giorni non muoveva più né gli arti superiori né gli arti inferiori. Abbiamo embolizzato la mattina presto, grazie anche agli anestesisti e rianimatori che ci avevano supportato, perché io preferisco lavorare quando non c'è casino, siamo anche molto più tranquilli. Abbiamo fatto questo intervento, questo paziente praticamente si alimentava cioè non muoveva più né tutti e due gli arti superiori né tutti e due gli arti inferiori. Mi ricordo che andammo su con uno dei miei collaboratori e gli abbiamo chiesto come stava. E questo qui, alzando l'abbraccio destro, mi aveva detto: caro professore, mi fa male la testa. Noi lì per lì non ce ne eravamo resi conto. Quando poi abbiamo capito che lui il giorno prima non muoveva nulla, adesso sta facendo la riabilitazione ed è quasi autonomo. Questo ed è stato il quarto intervento al mondo. Più semplici quelli della radiologia vascolare ed interventistica? In medicina non esiste una procedura semplice, penso che quella che uno pensa che sia quella più semplice è capace che ti dà più problemi e più complicanze rispetto a quella che è più difficile, sempre quella della MAV del circolo posteriore, che stavo dicendo prima, di questo paziente tetraparetico. Noi pensavamo di non farlo, tant'è vero che ci hanno chiesto, ci sono i miei collaboratori, stiamo facendo un lavoro per l'American Journal su questo trattamento, perché effettivamente
A livello mondiale abbiamo visto che effettivamente ne erano stati fatti tre. Certo. Il quarto è stato fatto a Pescara a settembre. Quando è che lo facciamo, Maurizio? Agosto, settembre? Più o meno questo. Senta, vi siete dotati come reparto lì dell'ospedale di Pescara di nuove apparecchiature che vi aiuteranno sicuramente anche in questi difficili campi in cui operate. Tra l'altro avete una risonanza magnetica 3 Tesla, non è proprio in fase di acquisto. In fase di acquisto, però arriverà, questo vi aiuterà tantissimo. Lei, oltre alla ricerca, all'assistenza sul campo, si dedica molto anche alla formazione di giovani neuroradiologi. È il futuro, come dicevamo anche prima, ricerca e formazione sono il futuro? Il problema dell'ictus, l'ictus è la seconda causa di morte. Noi abbiamo visto al pronto soccorso di Pescara, c'era il direttore generale allora, facemmo una ricerca e vedemmo che gli accessi al pronto soccorso per attacchi ischemici transitori e per ictus erano superiori a quelli dell'infarto e del miocardio. È vero, in Italia dal punto di vista universitario c'è questa carenza nella formazione dei neuroradiologi. Io dico sempre che il compito del primario è quello di far crescere tutti quelli che stanno attorno, anche perché è umanamente impossibile pensare di poter andare avanti da soli. E il problema della formazione è un problema importantissimo, tant'è vero che noi eravamo stati inseriti anche nel master dell'Italia centrale, cioè il Ministero della Salute aveva capito questo problema, che mancavano proprio i neuroradiologi interventisti, e ha fatto 3 master, uno nell'Italia settentrionale, uno in Italia centrale e uno in Italia meridionale. E Pescara era uno dei centri di riferimento per la formazione dei giovani neuroradiologi. L'ultima, nel 2020, quindi l'anno prossimo, forse Pescara avrà finalmente il nuovo pronto soccorso. A proposito del nuovo pronto soccorso, lei ha già presentato, sta presentando un progettino importante che vede una sorta di fusione tra il suo reparto e il pronto soccorso. Con quali vantaggi e perché? Noi abbiamo capito che l'ospedale Pescara è un ospedale che deve lavorare sull'urgenza e l'emergenza, e in accordo con l'assessore avevamo stabilito di dividere la radiologia, cioè di mettere una radiologia nel pronto soccorso con un attacco, un ecografo e un telecomandato, in maniera tale che tutti i pazienti che arrivavano, invece di fare tutto il giro per venire in radiologia, io avevo lasciato, ho intenzione di lasciare un'equipe lì dedicata alla traumatologia. Abbiamo riaperto Pescara Nord, dove il dottor Damiani è responsabile, si occuperà di senologia ed ecografia senologica, e la parte centrale è deputata ai grandi interventi, a tutta la parte che deve essere soprattutto nei vari trattamenti. Però abbiamo fatto questa divisione. Pronto soccorso è un progetto ambizioso, anche perché stavamo vedendo gli spazi per poter proprio trasferire tutto quello che aveva a che fare con la radiologia dell'urgenza e dell'emergenza all'interno del pronto soccorso stesso, in maniera che il paziente, come arrivava, trovava tutto subito e lì, soprattutto anche l'espertise della formazione e nell'esplicazione dei giovani radiologi. E time is brain, il tempo è cervello. Time is brain per noi è di fondamentale importanza. Dottor Vincenzo D'Egidio, la faccio premiare, visto che l'ha appena citato, dal dottor Arcadio Damiani, responsabile della senologia dell'ospedale di Pescara, e da Manuel Pantalone, Archis, l'azienda Archis che opera nel campo medicale. Buongiorno Manuel, eccolo qua, buongiorno, siete qui al... Allora, dottore. Che dire? Io ho fatto mari e monti per averlo, perché l'ho conosciuto, lo conoscevo oramai da anni, 30 anni quasi, ho conosciuto lui, e in effetti è stata sempre una persona che si è dedicata con una fortissima passione al suo lavoro. È chiaro che ha un pedigree importante, perché suo zio era direttore della radiologia dell'ospedale di Teramo, quindi lui non è, si può dire che è un figlio d'arte. Ha perfezionato questo in maniera, oserei dire, anche abbastanza forte, perché oggi lui fa una radiologia che non avrà nessun problema in futuro. Cioè, oggi la medicina può avere un problema con l'intelligenza artificiale, ma il medico, il professionista che ha contatto sul paziente, quello che interviene sul paziente, avrà un futuro sempre e comunque. E quando riguarda la radiologia interventistica, è chiaro che averlo a Pescara, lui, per noi è un grandissimo vantaggio, perché non è solo abruzzese, lui fa degli interventi che hanno un'importanza e una rilevanza a livello nazionale.
Certo, grazie. Manuel Pantalone, amministratore delegato dell'Arcis, che opera nel campo medicale, da sempre vicino a questo premio, la sua azienda. Assolutamente sì, anche quest'anno abbiamo voluto certificare la nostra vicinanza a questo importante premio che certifica le eccellenze nazionali in ambito sanitario. Quello che mi preme dire relativamente al dottor Diegidio, che è un professionista che stimo e che apprezzo da numerosi anni, è che la neuroradiologia, insomma, metodica assai importante sia per la capacità di rendere decisamente meno invasivi determinati interventi, soprattutto nel recupero post operatorio, ha sicuramente poche eccellenze a livello nazionale. Deve essere un onore, credo, per questa regione avere una eccellenza appunto sul panorama nazionale come il dottor Diegidio. Dicevo che anche quest'anno siamo voluti essere vicini a questo premio. Noi con le nostre aziende, come molti di voi sapranno, ci occupiamo appunto di fornitori ospedalieri nell'alta specialistica chirurgica e per cui non potevamo non manifestare anche quest'anno la nostra vicinanza a questa iniziativa. Grazie, potete premiare. Microfono. Grazie. Potete fare un applauso, così loro si mettono in favore di telecamere. E adesso ce ne andiamo a Roma, nella capitale, e premiamo il dottor Massimiliano Raponi, direttore sanitario generale dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Se ha collaboratori possono venire qui sul palco. Buongiorno dottore, è un onore. Come mai è così alto? Intanto la pallavolo, pallacanestro. A Bambino Gesù abbiamo bambini da 0 a 18 anni, ma anche la transizione delle cure, per cui anche pazienti un po' più grandi, e quindi mi sono adattato al contesto. Perché l'età pediatrica arriva fino a 18 anni. 0-18 anni. 0-18 anni. Buongiorno a tutti i presenti e grazie. Quella è una cosa che non ho mai capito. Vabbè, comunque. Senta, la devo chiamare dottore o commendatore della Repubblica Italiana? Visto che ha ottenuto questa prestigiosa onorificenza, per quali meriti? Allora, per il lavoro che faccio ormai da 10 anni, in realtà mi può chiamare, mi deve chiamare Massimiliano, perché credo che sia il modo migliore per parlare e comunicare tra persone. Io la chiamerò sempre dottore, a prescindere. Dottor Raponi, direttore sanitario dell'OPBG, che sta per ospedale pediatrico Bambino e non Bambin, come dicono tantissimi, Bambino Gesù, dalla... Allora, Bambino Gesù, l'ospedale, proprio in questi giorni festeggiamo 150 anni. Io lavoro a Bambino Gesù da 18 anni e sono direttore sanitario dal 9 gennaio del 2009. Insomma, c'ha già un bel curriculum. Possiamo dire che il Bambino Gesù, con il Meyer di Firenze, con il Gaslini di Genova, è una delle eccellenze in campo pediatrico della sanità italiana. Ho dimenticato qualcosa? Qualche struttura? Prendo dalle evidenze la definizione, a mio avviso, più giusta, e le evidenze sono che noi in questi anni, intanto volevo ringraziare per il premio, volevo ringraziare per anche il titolo del premio, perché parla di riconoscimento al merito all'equipe dei professionisti della sanità, e quindi prendo in prestito questa denominazione, definizione, per raccontare nel mondo della pediatria che cosa sta succedendo. Sta succedendo proprio questo: una rete tra ospedali pediatrici. La rete tra ospedali pediatrici ci permette quindi, oltre al Meir, al Gaslini, al Santo Bono, al Dipartimento di Pediatria di Padova, Palermo, Bari, Ancona. Ancona, abbiamo ormai più di 13 centri pediatrici organizzati come dipartimenti, come presidi, come ospedali, che lavorano per fare in modo che ci sia un'attività di collaborazione e di empatia. Ho sentito da questo punto di vista delle comunicazioni importanti rispetto ai professionisti sanitari.
che in questi anni hanno fatto un lavoro importante. Negli ultimi anni il nostro paese è riuscito, con gli infermieri, con i tecnici, con tutte le professioni sanitarie, con i psicologi, con la scuola, con i volontari, è riuscito a fare un lavoro importante di collaborazione ospedale-territorio e di lavoro all'interno dell'ospedale. Quello che stiamo facendo nel mondo della pediatria è questo: fare in modo che gli ospedali siano organizzati per l'alta complessità, fare in modo che ci sia una transizione, una collaborazione anche sul territorio, fermo restando le difficoltà, però noi le difficoltà non le vogliamo vedere, noi vogliamo vedere l'approccio positivo di trovare sempre una soluzione nei limiti del possibile, ma con il sorriso e con l'empatia con i pazienti e i familiari, hanno bisogno di questo. E questo le fa onore. Tanto per far capire anche l'ampiezza dell'assistenza del bambino Gesù, quanti bambini curate mediamente, professor Ognano? Allora, bambino Gesù è strutturato e organizzato con 4 sedi. In realtà la collaborazione dell'ospedale da anni non sono solo le 4 sedi, c'è una collaborazione che va all'estero con un 12% di pazienti provenienti dall'estero. Abbiamo il 25% dei pazienti che provengono da tutta Italia. Bambino Gesù è l'unico centro in Europa che svolge tutta l'attività trapiantologica di organi e tessuti. Abbiamo il 30% di attività trapiantologica italiana pediatrica. Quindi svolgiamo questa attività per i trapianti di cuore, per i trapianti di rene, di fegato, per i trapianti di midollo, ed è l'unico centro in Europa organizzato così. Per poter fare questo lo si può fare se c'è un IRCCS dietro, come Bambino Gesù, con innovazioni tecnologiche e terapeutiche. In questo momento stiamo sviluppando tutta una serie di tecnologie per ovviamente i bambini rivolte proprio ai trapianti, per esempio trapianti da organo vivente. Per poter fare questo ci vuole un'equipe costituita non solo dal trapiantologo, come abbiamo ascoltato, ma anche da professioni sanitarie, anestesisti, dipartimento immagini, laboratori. Questo tipo di attività ha bisogno ovviamente però di una grande partecipazione da parte di tutti, e i numeri stanno aumentando perché arrivano pazienti da trapiantare anche da altri paesi, non solo dall'Italia, per cui facciamo il 30%, ma anche da altri paesi, anche d'Europa. Recentemente è successo anche da Londra, e questo significa organizzarsi con anche casi di accoglienza. Ed è un ospedale della speranza, perché in tanti si rivolgono a voi quando in altre strutture sanitarie non riescono a trovare una soluzione. La speranza è quello che ci affidiamo tutti quanti noi, e il lavoro che facciamo, il privilegio di poter lavorare, per poter provarcela in tutti i modi, per dare una speranza di qualità di vita, oltre che di esito clinico, rappresenta un valore aggiunto ogni giorno. Ogni giorno, a mio avviso, quando entriamo in ospedale dobbiamo avere gli occhi per vedere la sofferenza, per vedere la speranza e per trovare il modo per dare un sorriso, e ogni giorno va alimentata questa cosa. Non si può entrare in ospedale senza vedere gli occhi di un bambino sofferente, certo, o di una mamma che ha preoccupazioni. Le facciamo un applauso, perché quello che ha detto il dottor Raponi è meraviglioso, anche perché lui magari non lo vuole dire, ma il suo interesse primario è sempre stato quello della centralità del bambino e dei suoi familiari per quanto riguarda l'interesse medico. Dal 2006 coordina un processo di accreditamento che è stato riconosciuto a livello internazionale, Joint Commission International. In che cosa consiste, dottore? Allora, il mio lavoro da direttore sanitario è governo clinico dell'ospedale. Quando ci sono 10 dipartimenti con 10 direttori di dipartimento, più di 50 primari, più di 50 caposala, 4 sedi diverse, da Santa Marinella, dove c'è la riabilitazione robotica, a Palidoro, dove abbiamo 122 letti, a Roma, dove ce ne sono 465, a San Paolo, dove c'è l'attività ambulatoriale, bisogna organizzarsi bene e fare in modo che ci sia un'attività di base che sia uguale per tutti e che ci sia un rispetto di regole per tutti. Per poterlo fare bisogna avere degli ottimi collaboratori, una collaborazione fra tutti, ma anche dei riferimenti. I riferimenti che abbiamo scelto non sono solo Joint Commission, sono anche la certificazione ISO e altri tipi di certificazione che ci permettono di seguire delle attività secondo delle procedure e protocolli non decisi da noi, ma decisi da qualcun altro, che ci viene a controllare ogni anno o ogni 3 anni.
Questo ci permette di poter rispondere a delle attività che non basta, perché lì ovviamente non c'è l'anima, non c'è il cuore che ogni giorno ci dobbiamo mettere tutti quanti noi per i pazienti e familiari. Quella è la cosa che più ci interessa e è il codice etico dell'ospedale approvato dal Consiglio di Amministrazione. Però dal punto di vista organizzativo, se non mettiamo bene le sedie, i tavoli e le stanze e non decidiamo le strategie sull'alta complessità e sui rapporti col territorio, abbiamo una collaborazione con l'ASL di Pescara per esempio sulla parte riabilitazione respiratoria, questo rappresenta un valore aggiunto se fatto secondo delle regole, non dell'ospedale ma di qualcuno che le ha organizzate. La Joint Commission è un istituto americano che ha messo e ha definito degli standard internazionali. Negli Stati Uniti ci sono tantissimi ospedali pediatrici, io sistematicamente mi confronto con gli indicatori di processo e di esito di questi ospedali pediatrici americani e nel confronto ci confrontiamo poi con i clinici per organizzare le attività in maniera più appropriata, cioè fare niente di più e niente di meno di quello che serve per il paziente. Pensate che nel corso in questi anni che ha diretto il Bambino Gesù di Roma ha messo in pratica qualcosa come 350 progetti di buone pratiche, come si dice in queste situazioni, dottore? Sì, grazie per aver ricordato questo progetto. In realtà da quando sono diventato direttore sanitario ho pensato qual è il modo per smuovere la coscienza di tutti quanti noi dal punto di vista della qualità dell'assistenza. Bisogna fare cultura. Allora, si può fare cultura in tanti modi, come attraverso un premio, attraverso la conoscenza, attraverso la collaborazione. Io ho pensato di farlo anche attraverso dei progetti ISO risorse, quindi abbiamo chiesto liberamente a tutti i medici e infermieri dell'ospedale se volevano mandare dei progetti ISO risorse e se avevano delle idee. Ci devono solo scrivere 3-4 cose, degli obiettivi, come volevano realizzarlo. E poi bisognava avere però degli indicatori iniziali che dimostrassero poi che il risultato era raggiunto. Questo è stato portato avanti negli ultimi 10 anni, ogni anno premiamo il progetto che è stato valutato dai 10 direttori dipartimento con i coordinatori infermieristici il migliore. Il premio è una targa, certo, ma è un premio che porta alla qualità e alla sicurezza delle cure. L'ultima brevissima, specialista in igiene e medicina preventiva, perché ha preferito il management sanitario? Ho preferito il management sanitario per tanti motivi. Il management sanitario permette di stare vicino ai pazienti più di quanto qualcuno possa pensare, nel senso che io sto molto più vicino ai pazienti familiari e li ho coinvolti nel management sanitario. E questo ti permette di poter avere un rapporto e una relazione continua con i familiari e i pazienti anche dal punto di vista organizzativo, che possono avere un impatto dal punto di vista della gestione dei pazienti incredibile. La scelta che abbiamo fatto qualche anno fa è stata quella, con i collaboratori ovviamente che lavorano con me in direzione sanitaria, quella di mettere delle associazioni dei familiari all'interno dei comitati organizzativi previsti dalla legge. Per esempio il comitato infezioni ospedaliere, previsto già dal 1988, che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo messo l'associazione dei familiari della fibrosi cistica all'interno del comitato infezioni ospedaliere e partecipa con noi, secondo ruoli e responsabilità, nella definizione di processi organizzativi, clinici e assistenziali. Questo ci aiuta molto perché quando ci sono delle difficoltà, e ce ne sono ogni giorno con i pazienti e familiari, avere le associazioni che ti spiegano le cose e le spiegano insieme a noi, probabilmente raggiungi dei risultati importanti e non sei autoreferenziale. Grazie, il dottor Massimiliano Raponi, lo faccio premiare dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e dal genetista Gian Domenico Palca. Prego, assessore, vada il professor Palca. Allora, che dice? Contenta? Buongiorno a tutti, mi complimento con le organizzazioni di questo premio, perché quando si parla di un premio alla medicina è un premio a servizio dell'umanità. Complimenti anche per la scelta delle eccellenze, le conosco tutti e so quanto si dedicano per il nostro servizio. Ringrazio anche gli sponsor che hanno dato questa possibilità alla realizzazione
di questa manifestazione. In qualità di assessore alla sanità posso dire che essere in un momento di condivisione di premi, di eccellenze, questo mi può solo inorgoglire, però è anche vero che è un momento che va a sottolineare quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti in questo periodo. Devo dire che sono reduce da un piano di rientro, dal tavolo di monitoraggio, il quale controlla, verifica ancora periodicamente in maniera molto molto selettiva quali sono stati gli obiettivi raggiunti. Sottolineo in maniera positiva che abbiamo raggiunto i LEA, un buon risultato c'è, abbiamo ancora un problema economico da parte delle aziende, ma stiamo lavorando sempre di più affinché questo disavanzo possa diminuire. Come finalità di un nostro progetto io ho presentato un programma operativo che va ad evidenziare sia la rete territoriale che quella ospedaliera. Come ha già detto il dottor De Gidio, oggi dobbiamo parlare di integrazione ospedale-territorio. Solo se si riesce a creare questo circuito potremmo dare quelle risposte ben precise e adeguate di cui c'è bisogno. Grazie, grazie assessore. Professor Palca. Io cosa posso aggiungere a quello che ha detto l'assessore? Sono contentissimo perché da autentico abruzzese, avendo contribuito a istituire questo premio 4 anni fa, vedo che cresce sempre di più e di questo sono veramente orgoglioso e molto contento. Grazie, potete premiare il dottor Rapori. Grazie, prego. Ideatore della campagna di prevenzione dei disturbi dell'udito, nonno, ascoltami, il dottor Mauro Menzietti. S'accomodi, venga qua. Grazie. A collaboratori, dobbiamo chiamare qualche collaboratore. La presidente dell'associazione Nonna Ascoltami, Valentina Paricelli. E suo papà Serafino Menzietti, non lo chiamiamo? Venga, venga, venga. No. Allora, imponente. Grazie. Campagna di prevenzione nazionale, la più importante che viene fatta sul territorio nazionale. Eccolo qua, buongiorno. Glielo facciamo un applauso. Che viene organizzata in campo nazionale, non soltanto nel campo dei disturbi dell'udito. Nonno, ascoltami, è nata 10 anni fa a Pescara come scherzo. Vi siete ritrovati una domenica mattina in Piazza Salotto e poi? E poi adesso siamo in tutta l'Italia, abbiamo creato qualcosa che davvero va oltre le aspettative, perché mi faccia fare una premessa, qui ci sono davvero eccellenze, persone che salvano vite, restituiscono qualità di vita. Noi oggi parliamo di un argomento un po' più leggero, il problema di udito, un problema che in realtà affligge milioni di persone, però ecco, è meno importante, forse il premio è immeritato, però abbiamo fatto non qualcosa, è vero, di vero, nuovo, non è vero. Abbiamo fatto qualcosa che è partito da Pescara, ripeto, ed è arrivato un po' oltre. Abbiamo portato oltre 200 ospedali nelle piazze d'Italia in un'atmosfera di festa. Siamo partiti proprio dall'idea della festa dei nonni per avvicinare le famiglie, perché nonno ascolta e mi esprime già una relazione, il nonno con il proprio nipote che fa una passeggiata in piazza e incontra il proprio medico, il medico specialista otorino, che è la persona che può dare delle risposte, può dare dei consigli per una patologia che davvero non è solo sanitaria, ma diventa un problema sociale. Quante discussioni in casa, quante volte ci sono incomprensioni, ci sono realmente problemi di comunicazione che poi portano all'isolamento. Ecco, quello volevamo combattere. Io sono un audioprotesista, vedo ogni giorno persone che arrivano tardi, che non riescono a vivere appieno la loro vita di relazione sociale, specie a una certa età. Sarebbe corretto
essere vicini ai propri nipoti, alla famiglia, quelle occasioni di festa diventano veramente preziose. Chi non sente bene poi finisce in fondo all'ultimo posto del tavolo oppure su una poltrona. Ecco, ci avviciniamo al Natale, molti anziani rimangono isolati, non partecipano perché non riescono a sentire bene. Questo è un problema che abbiamo intercettato io e il presidente Valentina Faricelli, e quindi abbiamo voluto cercare di fare qualcosa di diverso. Tra l'altro qui abbiamo i cofondatori, c'era la madrina dell'iniziativa, la dottoressa Verì, che ringrazio. L'allora direttore generale dell'ASL di Pescara, perché noi siamo partiti dalla piazza di Pescara e adesso siamo a Aosta, a Lecce, Messina, Catania, Udine, in tutta l'Italia, c'era il dottor Claudio Damario, e lo ringraziamo perché fu il primo che ci diede fiducia in un momento in cui, insomma, sembrava un po' strano andare in piazza, e naturalmente il dottor Caporale, che oggi ha avuto un impegno, non poteva essere qui, il primo specialista autorino che ha creduto utile mettersi in gioco, andare in piazza, incontrare le persone per dargli un consiglio, per dargli un po' di conforto, per cercare di agire per risolvere il problema di udito, perché oggi il problema è che chi ha un problema di udito tende a sottovalutarlo, tende a non risolverlo, tende a far finta di niente, c'è sempre qualcosa di più urgente. E invece è molto importante prendere posizione, parlare col proprio medico, chiedere che cosa devo fare, io non sento più bene, che cosa devo fare. Poi il medico saprà dare le sue risposte. Avete piantato bandierine in tutte le regioni d'Italia, mi mancano le due isole. Quali isole mancano? Solo la Sardegna? Solo la Sardegna, la Sicilia. La Sicilia è diventata una delle isole più attive. Cioè. Sì, noi siamo un po' come, adesso va di moda Greta, no, per la questione dell'ambiente, noi siamo stati i primi, e dopo 10 anni, perché questo, quello che festeggiamo è proprio il 10° anno, ad aver creato questo attivismo nei confronti dell'udito. Pensate ai ragazzi, posso continuare o c'era qualche domanda? Devo fare delle domande se vuole, se no sembra... No, perché è giusto che la platea sappia. Pensate oggi gli adolescenti o anche i bambini, ci sono stati tanti articoli sulla rumorosità dei giochi per i bambini, giochi cinesi prodotti che creavano danni all'udito, ma pensate i nostri ragazzi con le loro cuffiette, certo, quanto sono esposti a questo continuo rumore nelle orecchie, anche con una pressione sonora molto alta, ecco, loro purtroppo saranno gli ipoacusici, quelli che avranno un problema di udito del domani, mentre prima le persone che oggi hanno un problema di udito erano quelli che lavoravano in fabbrica, prevalentemente maschi, oppure le femmine erano quelle che lavoravano alla macchina da cucire, per cui avevano questo logorio di determinate frequenze. Oggi sono i giovani che si fanno male da soli. Per cui noi andiamo in tante scuole, organizziamo al Ministero della Salute la giornata dell'udito, cerchiamo di lanciare dei messaggi affinché si crei una nuova cultura, un'educazione all'ascolto. Avete il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Ministero della Salute, il supporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di fatto siete gli unici in Italia come ambasciatori della prevenzione in seno all'OMS. Sì, questa forse è una cosa immeritata come questo premio, sta di fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha un gruppo di esperti mondiali sui programmi mondiali di prevenzione dell'udito, e per l'Italia c'è la nostra ONLUS, Nonno Ascoltami, e mercoledì saremo nuovamente a Ginevra per la costituzione del forum mondiale sui problemi di udito, anche lì Italia, certo, alziamo la mano noi. Questo è un po' strano, però in effetti vuol dire che gli attivisti siamo noi, e continuiamo a fare quello che serve, certo, perché dobbiamo risolvere. Da 2 anni questa iniziativa ha ottenuto anche una medaglia al merito, diciamo così, un riconoscimento dal Capo dello Stato. Il Presidente Mattarella vi ha insignito di questa medaglia come riconoscimento di una importante iniziativa nazionale nel campo della prevenzione. Lo chiediamo al Presidente. Lo chiediamo al Presidente. Al Presidente, prego, Valentina Faricelli. Buongiorno. E la Presidente di Nonno Ascoltami. Presidente, poi le chiedo anche perché vi siete
convertiti in fondazione, proprio perché la macchina organizzativa oramai prevedeva di portare ospedali in piazza, come abbiamo detto, in tutta Italia. Certo, anche questo riconoscimento è la dimostrazione, insomma, che a livello nazionale la prevenzione adesso è molto importante in sanità. Ce lo confermerà l'assessore Verice, lo conferma anche il direttore generale del Ministero della Prevenzione della Salute al Ministero della Salute di Roma, perché la spesa pubblica impone appunto di intervenire prima. Questo è validissimo per i disturbi uditivi, ma credo sia valido in sanità a 360 certo. gradi. E la nostra decisione di diventare una onlus è stata proprio quella di poterci aprire alla società civile, quindi chiunque può iscriversi, chiunque può condividere i nostri progetti, chiunque può contribuire. Abbiamo detto prima che ormai la sanità è una rete trasversale, noi cerchiamo anche di collaboriamo per esempio con il Santo Bono per quanto riguarda i bambini, quindi la prevenzione, gli screening neonatali che adesso fortunatamente sono diventati universali. Quest'anno abbiamo aperto la nostra campagna in Senato, grazie all'intervento del senatore Nazario Pagano, lanciando anche lì una provocazione a rendere universale lo screening per gli over 65. Quindi insomma siamo una onlus e aspettiamo il contributo di tutti. Grazie. Grazie alla Presidente Valentina. Siccome non avevate niente da fare, vi siete inventati anche la giornata nazionale dell'udito. Allora c'è la giornata nazionale della pizzetta, della pentola, cioè mancava la giornata nazionale dell'udito, c'erano tutte le giornate nazionali di questo mondo. Voi ve la siete inventata e l'anno prossimo festeggerà la quinta edizione. Quinta edizione, sì. Anche a Roma, lì, Ministero in della Italia, Salute. Questo a testimoniare il fatto che non me ne voglia il rappresentante del Ministero, nessuno si era interessato di udito e a un certo punto, dopo 5 anni di attività nelle piazze d'Italia, abbiamo ritenuto utile andare a bussare a quella porta e dire: sapete che c'è la giornata mondiale dell'udito, ci fate organizzare qualcosa, organizziamo qualcosa insieme. Da quel momento, il 3 marzo, la giornata mondiale dell'udito, pochi giorni prima noi organizziamo lì, raduniamo i massimi esperti tutti lì quel giorno al Ministero per lanciare dei messaggi molto importanti. Quest'anno lanciamo un messaggio davvero significativo: il 3 marzo, giornata mondiale dell'udito, ci saranno gli ospedali aperti che effettueranno controlli gratuiti dell'udito alla popolazione, che potrà prenotarsi, e questa è una novità assoluta, abbiamo già concordato appunto col dottor Damario, un messaggio importante. E volevo anche sottolineare, perché ho sentito prima parlare da altri esperti di rete, in fondo questa di Nonno Ascolto è una rete di ospedali, perché sono circa 100 gli ospedali che hanno aderito, c'è un esercito di volontari che in ottobre noi facciamo questa campagna, andiamo in tutte le piazze d'Italia, incontriamo migliaia di persone, migliaia di famiglie che, ripeto, hanno la possibilità di incontrare il loro medico. Quindi è un'iniziativa veramente significativa. In ottobre andiamo nelle piazze, marzo giornata dell'udito e ospedali aperti da quest'anno, collaboriamo con l'OMS, col Ministero, con tutti. Perfetto. Siamo, come dire, degli attivisti, proviamo, cerchiamo di fare del nostro meglio. L'ultima, e vado da suo papà, Serafino Menzietti. Allora, suo figlio è un autentico cultore della famiglia, moglie meravigliosa, 4 figli splendidi, genitori meravigliosi. Lo sapete che Mauro Menzietti e il dottor Serafino Menzietti si sono laureati insieme lo stesso giorno, qualche anno fa? Nel 95, 1995. E lei che ha aspettato suo figlio, no, o suo figlio che ha aspettato a lei? A una certa età c'avevo, quindi mi sono laureato perché lo Stato ha deciso di cambiare legge ottobre 1995. No, io volevo ringraziare tutti quelli che ci sono vicini, ma in special modo per tutti i medici che ci aiutano a fare questo lavoro. Grazie a tutti quelli che ci sono vicini. Grazie. Grazie, 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 grazie. Vi faccio premiare da Guerino Testa, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Eccolo qua. Allora. Ma loro, prima di essere delle eccellenze, sono degli amici, quindi per me è un doppio orgoglio oggi. Peraltro Mauro fa riferimento sempre, quando ha incominciato questa nuova avventura, l'abbiamo lanciata in provincia, quando ero io presidente della provincia, nel 2000,
del 2010, quindi mi sento parte, mi sento parte attiva di questo progetto. Quando si premiano le eccellenze è sempre una cosa positiva, poi quando si premiano le eccellenze nel mondo sanitario penso che l'orgoglio deve essere doppio. Io saluto, vedo qui l'amica, la dottoressa Nicoletta Verì, che è uscita, eccola qui, che è qui di fronte, quale auguro buon lavoro, ci sentiamo sempre insieme a tutti i primari, tutto il mondo ospedaliero, saluto l'amico Claudio Damario, saluto ovviamente tutti voi e dico che in questi primi mesi si sta cercando con l'aiuto attivo, con la professionalità dell'assessore Verì, di cercare di riportare normalità nel sistema sanitario regionale, che penso che sia la prima cosa importante. Per il resto io faccio ovviamente un in bocca al lupo a tutti i premiati, a tutti coloro che sono stati già premiati, che verranno premiati, a tutti coloro che alacremente lavorano giorno dopo giorno con grande professionalità, ma penso ancora di più con grande umanità. Questo è il quid in più che il paziente cerca e quindi il lavoro è difficile ma si sta portando avanti e ovviamente un saluto a Valentina, a tutta la famiglia Menzietti che è ormai un punto di riferimento non soltanto più nazionale ma adesso ha varcato anche i confini nazionali dell'Udito e non solo. E ovviamente un ringraziamento anche a te Paolo, a tutti gli sponsor che rendono possibile questa bella manifestazione. Grazie, grazie, grazie. Potete premiare Mauro Menzietti, Valentina Faricelli, Serafino Menzietti, premia Guerino Testa, voi potete applaudire. Torniamo nel campo del management sanitario, il dottor Claudio Damario. Damario, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute. Intanto le chiedo, tornerà in Abruzzo come direttore del Dipartimento Salute della Regione, come manager dell'ASL di Pescara? Ma dunque, io di solito nella vita ho sempre cercato di accettare delle sfide e soprattutto di fare delle cose che potessero avere un futuro progettuale. E in questo momento questi progetti ancora si delinea, quindi insomma quando questi progetti saranno delineati. Ma ha presentato domande? Sì, vabbè, presentare una domanda non vuol dire molto. Diciamo che in questo momento mi sto occupando molto di alcuni problemi nazionali che poi ci interessano molto anche a livello europeo. Noi una volta al mese ci riuniamo a Bruxelles presso la DG Santeio in qualità di responsabile della prevenzione, automaticamente sono anche Chief Medical Office, cioè praticamente i capi di Stato della sanità italiana vengono identificati nei direttori della prevenzione, proprio perché per discutere di quelle che sono le vere emergenze che metteranno in crisi i sistemi sanitari occidentali. In questo momento il grande problema è quello della sostenibilità dei sistemi sanitari, soprattutto quelli di tipo universale come quello italiano. E dall'altra parte abbiamo due situazioni un po' estreme, la necessità di garantire l'innovazione tecnologica e organizzativa a costi sempre più elevati, dall'altra invece combattere la cronicità, perché se non riusciamo a contenere la cronicità rischiamo di non poter garantire e assicurare ai nostri cittadini l'innovazione. Voi sapete che ci sono ormai farmaci eccezionali che hanno ad esempio debellato l'epatite C, ci sono dei device che permettono di recuperare funzioni che una volta erano impensabili, ma questi hanno costi molto rilevanti. Pensiamo ai linfociti reingegnerizzati, no? Che sono in grado di correggere errori genetici, come le CAR-T. Allora tutto questo sarà possibile garantirlo in modo universale solo se riusciamo a eliminare quelle malattie che derivano dai cosiddetti stili di vita. Quindi la grande sfida nazionale e europea, ma anche del mondo occidentale,
è proprio questa, cioè cercare di vedere come recuperare grandi risorse. Oggi in Italia abbiamo 25 milioni di cronici che consumano il 60% del finanziamento sanitario, quindi questo significherà che da qui a 10 anni, se non andiamo a riconvertire e a cambiare queste situazioni, noi arriveremo a un 18 punti di PIL, ma nessuna nazione si può permettere 18 punti di PIL per garantire le cure a tutti. E allora bisogna eliminare e o ridurre le malattie croniche. Come? Attraverso tre livelli fondamentalmente. La prevenzione primaria. La prevenzione primaria è il comportamento, l'educazione sanitaria, quindi saper mangiare, fare attività fisica, non abusare di alcol, la lotta al tabagismo, la possibilità di fare diagnosi precoce nelle malattie che poi ci portiamo davanti in modo pericoloso, pensiamo all'autismo, pensiamo alla diagnosi precoce dei disturbi cognitivi, pensiamo a tutta alle nuove dipendenze, ludopatia, dipendenze da giochi. Quindi diciamo queste sono le situazioni da controllare. Insieme a questo poi ci sono una serie di situazioni che non dipendono dal Ministero della Salute, ma sono interministeriali, pensiamo all'ambiente. Io in questo momento mi sto occupando di tutta l'area di Taranto come coordinatore epidemiologico con 5 ministeri che devono lavorare insieme. Si occupa anche di bussi, si occupa sì, anche di altre. Abbiamo 135 siti di interesse nazionale SIN che stiamo monitorando, proprio perché non basta quindi solo avere un sano stile di vita, ma bisogna gestire il rapporto fra la produzione industriale, l'ambiente interno, perché anche l'indoor pollution è un altro fattore determinante di malattie, e anche l'ambiente urbano come potenziale fattore di rischio. Oggi si pensa sempre di più, abbiamo una sezione del Ministero della Salute della Prevenzione che si chiama Urban Health, cioè come fare salute nelle aree metropolitane, perché fra 20 anni l'85% delle persone vivranno nelle aree metropolitane. Qui si fa un'altra serie di fattori di rischio, incidenti, esclusione, perché se le città non sono inclusive, possibilità di camminare a piedi per combattere il diabete. Il diabete, ad esempio, l'altra sera io ero con l'ambasciatore e il Ministro della Salute cinese, loro sono molto più preoccupati del diabete che dei dazi, perché in Cina noi abbiamo il 7% di diabetici, quindi su 60 milioni abbiamo circa 4 milioni e mezzo di diabetici. In Cina hanno il 20% di diabetici, con un impatto devastante sull'economia cinese. Addirittura in India hanno il 27%, quindi vuol dire che sono passati da un'alimentazione povera a un'alimentazione ricca occidentale, quindi anche l'est europeo ha paura di essere inginocchiato come sostenibilità da queste malattie croniche. E poi abbiamo un altro problema, la prevenzione nell'ambito oncologico, che noi stiamo portando avanti proprio perché le regioni, soprattutto del sud, non aderiscono agli screening. Abbiamo una bassissima risposta. E allora diciamo, ma se il più potente farmaco oggi che abbiamo a disposizione è la diagnosi precoce, è inutile poi eccedere in radioterapie, in cobaltoterapie, ma dobbiamo cercare di non ammalarci. Mi diceva il collega inglese, in Europa ogni anno cadono 600 Boeing con 350 persone, sono le 140.000 persone che muoiono perché fanno la diagnosi di cancro del colon tardivo, basterebbe farla al primo stadio con un sangue occulto per evitare queste morti. Tra l'altro è uno dei tre screening previsti. No, dal Ministero della Salute, sarebbe sì. Il caso di ampliare i vari programmi di screening, ad esempio polmone si dice. Allora stiamo sperimentando anche lo screening del polmone con la TAC spirale, abbiamo una sperimentazione col progetto nazionale gestito dal Ministero, partecipano lo IEO, partecipa il San Raffaele di Milano, partecipa anche il campus biomedico di Roma. Qual è il problema? Per fare lo screening dobbiamo capire qual è la popolazione target, non lo possiamo fare a tutti e quindi stiamo cercando di eleggere la popolazione standard di target, perché lo screening si deve rivolgere a un rischio, a un'età specifica. Fumatori sopra i 40 quindi, anni? Fumatori sopra i 45 anni che hanno fumato un certo numero di sigarette per oltre 20 anni, altrimenti rischiamo di fare screening costosi, inutili e a volte anche dannosi. Senta, lei si è laureato in medicina a Bologna, si è specializzato in medicina interna, igiene e medicina preventiva, patologia clinica, ha mai esercitato?
Sì, io ho fatto ricercatore a Bologna per i primi anni della specializzazione, avevo 23 anni, poi dopodiché sono passato, diciamo, una volta specializzato in medicina interna, sono rientrato dopo una serie di attività in vari ospedali. E sono rientrato prima a lavorare come patologo clinico, allora lavoravo a Ortona, poi sono passato con la legge 135-90 a occuparmi di virologia e HIV, erano i primi momenti in cui ci si preoccupava molto di questa patologia che spesso è dimenticata, anche qui la prevenzione non è ancora, non ci ha garantito la riduzione di queste malattie, ci ha garantito la farmacologia, la cronicizzazione. Oggi in Italia abbiamo, a parità di numero che è sempre uguale, di incidenza, abbiamo una popolazione di persone malate o sieropositive che è elevatissima, proprio perché addirittura la sopravvivenza è diventata ultratrentennale anche in questo ambito. Mentre prima si moriva, oggi grazie alla tecnologia, alla scienza, ai farmaci si rimane. E quindi dopo ho continuato con la mia carriera di medico fino a 2008, ho avuto la fortuna di fare primario a 40 anni, quindi poi dopo 7-8 anni ho cominciato a... Ha scelto la scrivania? No, ho cominciato a capire che non era importante per avere risultati solamente la cura delle singole persone, ma anche la cura delle organizzazioni. Quindi questo mi ha gratificato, mi piaceva lavorare molto anche con i miei collaboratori. Poi abbiamo avuto la possibilità a Teramo di avere il dipartimento, è stata la mia prima esperienza dei quattro ospedali, e quindi l'idea di creare percorsi, di creare procedure che potessero portare a migliori risultati a parità di risorse mi ha un po' appassionato. Questa è stata la mia prima esperienza manageriale. Poi 15 anni fa sono andato in aspettativa per cominciare le altre avventure. Tra l'altro anche quella molto importante come subcommissaria ad acta per il piano di rientro dai piani di disavanzo in Campania, no? È stata una bella esperienza tosta. Sì, quella è stata una bella esperienza, però mi ha fatto capire ancora di più che, il futuro dei sistemi sanitari e dei risultati di salute dipende molto dall'organizzazione. Io lì avevo 10 aziende ospedaliere, comprese 3 aziende policliniche universitarie, Federico II, la Vanvitelli, Ruggi d'Aragona di Salerno, poi 2 grandi aziende ospedaliere, Caserta, Moscati di Avellino, e altre 8 ASL, in più l'IRCS Pascale. L'idea di poter rimettere in piedi un sistema che era andato più che altro in deriva burocratica amministrativa, in Campania c'erano delle grandi eccellenze. Ma tuttora sono professionisti di altissimo spessore in tutti i campi, dalla genetica alla chirurgia, alla neurochirurgia, alla cardiochirurgia, però c'era molto disordine, c'era stato una mala gestio, e quindi questo aveva annullato queste belle realtà. È come se avessi dei gioielli ma li butto sotto al divano, quindi ho bisogno di metterli in mostra con la riorganizzazione. E lì avevamo 10 miliardi di budget, quindi di cui 2 miliardi e mezzo di privato accreditato, quindi è stato un percorso molto importante. Dottor Claudio Damario, la faccio premiare da Andrea Silvestrone, campione di tennis paralimpico. Scendiamo noi? No, grande. Prego, microfono. Grazie a tutti, buongiorno. Io sono davvero emozionato nell'essere qui, perché riflettevo che anche l'anno scorso ero qui a premiare queste eccellenze, e in quest'anno sono successe tante cose. E in realtà, secondo me, ascoltando chi mi ha preceduto, questo premio dovrebbe essere riconosciuto non solo come eccellenza per quello che fanno, ma bisognerebbe premiarli per ciò che sono, oltre il camice. E questo lo dico perché un anno fa ero qui a premiarvi e a raccontarvi di come io trasformassi in opportunità la mia disavventura, la prima, cioè la sclerosi multipla primariamente progressiva, che patologia degenerativa che mi ha portato alla carrozzina, ma che non mi ha fermato, anzi mi ha stimolato. Non sapevo che di lì a un mese mi sarei ritrovato totalmente paralizzato, come è successo all'inizio di quest'anno, per 3 mesi consecutivi, perché è arrivata una seconda patologia altrettanto degenerativa che, anziché colpire a livello centrale, colpisce a livello periferico. E anche questa non ha cura, ma anche questa non è servita a fermarmi, anzi mi ha stimolato ulteriormente. E questo grazie a cosa? Grazie a chi? Grazie a queste eccellenze
che mi hanno dimostrato che c'è qualcosa che va oltre la medicina, va oltre il farmaco, va oltre il al momento non c'è niente da fare. E faccio un nome fra tutti, perché poi molti di voi hanno giustamente ricordato che dietro a professionisti di questo calibro ci sono delle equipe, ci sono collaboratori, ci sono infermieri, ma loro sono rappresentativi anche di tantissimi altri medici che non possono essere tutti su questo palco oggi, ma che meriterebbero, per il rapporto che hanno con i propri pazienti, un riconoscimento. Io oggi il mio personale lo voglio dare anche a un medico che è presente qui in sala, là in fondo, che si chiama Ali Younes, che è il mio medico, perché loro sono la massima espressione dello spessore che fa la differenza tra un medico e un'eccellenza vera. E questo lo dico perché una settimana fa, domenica scorsa a quest'ora, io mi trovavo a Győr in Ungheria e stavo sollevando la Győr Cup che ho vinto 7 giorni fa, e l'ho vinta in una condizione molto particolare, perché 3 giorni prima, quando ho avuto la prima partita per arrivare poi a quella finale, 10 minuti prima di entrare in campo ho ricevuto una telefonata dalla clinica che mi segue, e mi è stato detto che purtroppo, alla luce degli ultimi esiti, dovevano sospendere la terapia perché la ritenevano ormai totalmente inutile, e quindi al momento non c'è né per l'una né per l'altra patologia nulla che si possa fare, quindi se non cercare, tentare di rallentare. Io la prima cosa che ho fatto, in un momento, non vi nascondo, di grande sconforto e disperazione, prima di entrare in campo ho chiamato il mio medico. Il mio medico, prima di provvedere poi ad approntare un nuovo protocollo terapeutico alternativo, nella speranza di tentare di rallentare la progressione o le progressioni, mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto non è stata cosa proviamo a fare, ma mi ha detto: ricordati che io non ti abbandonerò mai. Questa è già la prima prescrizione che io ho ricevuto, quindi di fronte a non c'è niente da fare, siamo ripartiti con c'è tantissimo da fare. Le sue parole sono state la prima prescrizione. E poi queste realtà in realtà ti fanno capire che in queste disavventure tu puoi trovare forse non la lunghezza della vita, ma, come dico spesso, la larghezza della vita, che vale molto di più. Vivere larghi prima che lunghi. E trovi la capacità di trasformare in grandi opportunità, in grande motivazione, anche la condizione di difficoltà. Perché? Perché grazie ad eccellenze come loro si può riuscire a trasformare la visione del nostro futuro, che talvolta rischia di essere una minaccia, in speranza. E la speranza diventa uno scopo, lo scopo diventa motivazione, lo scopo diventa il senso, e il senso diventa quello strumento che ti consente di trasformare il tempo fine a se stesso in storia. Quindi oggi sono qui a ringraziarli, dismettendo per un attimo i panni dell'atleta paralimpico, vestendo per un attimo, ma solo uno, perché ne esco subito, da quello di paziente, perché io non mi sento paziente, mi sento impaziente, e come dico spesso, dalla posizione di seduto ma non sedato, preferisco fare l'impossibile piuttosto che l'impassibile. E comunque ricordo a tutti, alla luce della mia piccolissima esperienza, che grazie alla ricerca sicuramente, che va sempre avanti, e quindi alla speranza che abbiamo, perché i numeri ci dicono che oggi è possibile fare, abbiamo sentito cose incredibili, certo, cose che fino a pochissimo tempo fa pensavamo incredibile e impensabile, ma comunque sappiate, lo dico a tutti quelli che combattono come me qualcosa che ad oggi non ha cura, che una cura c'è sempre, e i miei medici, il mio medico mi insegna che una prescrizione c'è sempre, e la medicina, che ha una scorta inesauribile, che non ha costo e che non va neanche tenuto fuori dalla portata dei bambini, c'è sempre, c'è per tutti, si chiama amore. Amore. Andrea Silvestrone, potete consegnare. Grazie. Penultimo specialista, il professor Riccardo Rosati, direttore dell'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Eccolo qua. Buongiorno a lei, genovese. Genovese di nascita. Aspetti. Genovese di nascita, ma milanese di adozione. Città ferita, Genova, in questo momento. Purtroppo sì.
in un'Italia ferita. In un'Italia ferita. Studi e professione a Milano, iniziato all'Università di Milano, poi diventato primario dell'unità operativa di chirurgia generale e mininvasiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano. Primo in Italia per il ricovero ambulatoriale per interventi di chirurgia laparoscopica in anestesia generale. Perché? Con quali vantaggi? Beh, vantaggi sostanzialmente organizzativi, vantaggi per il paziente, anche se questa è una chirurgia ormai consolidata. Senta, dal 2014 al San Raffaele, direttore dell'unità operativa di chirurgia gastroenterologica, reparto che eccelle nel campo della chirurgia dell'apparato digerente. Soprattutto come eccellenza avete le metodiche... L'esofago. L'esofago, ma le metodiche mini-invasive soprattutto. Si vede, il problema è al di là del tipo di accesso, ovviamente da qualche anno la chirurgia mini-invasiva in tutti i campi della chirurgia è diventata uno degli elementi. Il problema è il tipo di patologia, in particolare l'esofago. Nessuno pensa quante volte al giorno beve, mangia, deglutisce e nessuno si rende conto dell'importanza di un piccolo tubicino che va dal collo all'addome e che ti porta tutto giù. Quindi il problema delle patologie che colpiscono l'esofago è un problema devastante per il paziente. Non mangia, non beve, perde peso, è un paziente che ha difficoltà ad essere curato, è una chirurgia ad elevata complessità perché coinvolge più distretti del nostro organismo e quindi è un po' un problema complesso. Poi trattarlo con metodiche mini-invasive vuol dire diminuire il peso di questi interventi. Dal 1996 le varie unità operative che lei ha diretto hanno trattato più di 25.000 pazienti chirurgici. Quanti interventi ha fatto lei, soprattutto come primo operatore? Beh, come primo operatore, ma non è importante quanti ne ho fatti io, è il gruppo che conta, il gruppo non solo dei chirurghi, ma il gruppo degli anestesisti, degli infermieri, dei nutrizionisti, dei riabilitatori, dei fisioterapisti. Abbiamo dei programmi di preabilitazione chirurgica per cui il paziente che deve affrontare un intervento, magari dopo una chemioradioterapia, è un paziente che viene accudito da 2 mesi prima di entrare in ospedale, quindi questo è molto importante. Poi abbiamo una figura fantastica perché siamo riusciti a costruire nel nostro ospedale un centro multidisciplinare e sono riuscito ad avere un infermiere dedicato che è quello che una volta alla settimana chiama tutti i pazienti in trattamento, al telefono, a casa, stai facendo la radioterapia, mangi, hai perso peso, non hai perso peso, al malato che è andato a casa e che deve recuperare, in modo da avere un controllo del paziente in un percorso, certo, non in un momento. Senta, ha fondato e diretto in momenti diversi della sua vita 2 centri di ricerca, Cure, si pronuncia così? Sì, sì. E poi l'altro Cerca e Ricerca. Sì. Perché? Venga un po' più. Beh, il Cure era il centro, tutte e due sulle patologie delle prime vie digestive, il Cure era il centro dell'Università degli Studi di Milano, a cui facevo riferimento fino al 2014 ed era un centro universitario di ricerca e cura. Ho cercato, lasciando l'Università degli Studi e diventando professore all'Università Vita Salute, ho cercato di replicare quello che è il mio principale interesse scientifico e clinico al San Raffaele e Cerca e Ricerca per dire ricerchiamo fondi perché la ricerca costa, per cui siamo riusciti a mettere in piedi qualche iniziativa per poter, lei pensi che solo un'analisi genetica per un paziente costa dai
2 ai 3.000 euro, quindi solo l'analisi genetica, il NGS, che è Next Generation Sequencing, ed è fondamentale oggi se vogliamo capire chi sono i pazienti che risponderanno a certe cure. Proprio le piacciono tanto le malattie dell'esofago. È segretario generale fino all'anno prossimo? No, fino al 2020, è in scadenza? No, sono scaduto 3 giorni fa. Perché sono diventato è il presidente della ESDE, Società Europea per le Malattie dell'Esofago. Esatto. Facciamo un applauso. Io non lo potevo sapere che era scaduto 3 giorni fa. Si può fare prevenzione per le malattie dell'esofago? Si può fare prevenzione, è obbligatorio fare prevenzione. L'adenocarcinoma, che è il tumore dell'esofago più diffuso nei paesi occidentali, è assolutamente correlato alla malattia da reflusso. Tutti noi abbiamo provato cosa vuol dire avere un reflusso, un rigurgito. Poi purtroppo c'è poca campagna di sensibilizzazione. Vedi il tuo medico, ti dice prendi l'omeprazolo, prendi di qui, prendi di là, e molto raramente ti dicono fai un'endoscopia. Bene, l'adenocarcinoma dell'esofago è esattamente come il tumore del colon. Meno frequente, per fortuna, ma ha gli stessi precursori, in particolare l'esofagite da reflusso che diventa esofago di Barrett, che può diventare adenocarcinoma. Quindi identificarlo prima vuol dire permettere a un paziente di vivere col suo esofago e non con lo stomaco al posto dell'esofago. L'ultima, le spengo il microfono perché non voglio che la platea sappia, però questa domanda gliela devo fare. A fine aprile, inizi di maggio, lei ha operato il cavaliere. Sì. Silvio Berlusconi, che paziente, ha avuto un problemino, un'occlusione intestinale, anche perché eravamo in piena campagna elettorale, quanto l'ha stressata per tornare subito operativo? Un po', però devo dire non era un problemino, perché il problemino in un paziente di 82 anni, cardiopatico, un po' diabetico, occluso intestinale, per fortuna siamo riusciti a trattarlo in endoscopia e questo gli ha accelerato il recupero, perché una settimana dopo era in televisione, l'ho chiamato e gli ho detto presidente, calmati. Però è andato bene. Professor Riccardo Rosati, dicevo, spengo il microfono perché trattiamo di dati sensibili, ma poi lo sapevo. Voglio dire, l'ha detto lui, quindi. La faccio premiare da un luminare, il professor Achille Lucio Gaspari, che ha in passato ritirato questo premio Medicina Italia. Eccolo qua. Ben rivisto, come sta? Venga qua, prenda il microfono. Che dice? Può crescere questo professor? Lui, come avete sentito, è un personaggio importantissimo della chirurgia non solo italiana ma internazionale. A me fa piacere essere qui perché fra le nostre scuole, la nostra di Roma e la scuola di Milano, c'è sempre stata, con i vari professori che si sono succeduti, una collaborazione, un'amicizia, una stima reciproca. Quindi è una cosa che mi fa molto piacere e è molto importante che un professore anziano poi premi uno più giovane, perché è la continuità della nostra professione, della nostra vita, insomma. Grazie, il professor Gaspari può premiare il professor Rosati. Mettetevi qua a favore di telecamera, grazie, mettetevi qua, fotografi e operatori possono riprendere. Chiudiamo, l'ultimo premiato, sono contento perché vado a casa mia, a Francavilla al Mare. Professor Giorgio De Toma, direttore del Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni, Policlinico Umberto I, Università degli Studi La Sapienza di Roma, è la prima clinica chirurgica, lì non ho mai capito, è la prima, la seconda, la terza, quante ne avete di cliniche chirurgiche, professore? Adesso ce n'è una sola, perché dal 30 di ottobre la terza e la quarta si sono unite alla prima, quindi esiste solo
Un dipartimento di chirurgia, sì. Abruzzese, puro sangue, francavillese, studia a Pescara e poi a Roma, che rapporto mantiene con Francavilla e con il suo Abruzzo? So che si è portato una clacca qua di Francavilla. Devo dire che è stata una adunanza spontanea e devo dire la verità, ringrazio tanti amici anche che non sono qui presenti, perché io di tutta quella pubblicizzazione sui media veramente non sapevo niente. Io dico questo, generalmente si parla di cordone ombelicale che può essere reciso più o meno tagliato, e quindi questo è capitato a tante personalità chirurgiche importantissime di Pescara, dell'Aquila, di Chieti, che purtroppo frequentando le università poi sono rimasti nei luoghi dove hanno svolto l'università. Cioè, questo è capitato a me, però il cordone ombelicale io non l'ho mai reciso. Quindi certo, la mia frequentazione è una frequentazione assidua e ho continuato a mantenere tutti i rapporti di amicizia con tutti gli amici, devo dire, di Francavilla, Pescara, Chieti, di tutto certo, l'Abruzzo, e dirò pure anche dell'associazione di Abruzzo Molise che c'è a Roma. E quindi è soltanto una continuità di tipo affettivo hanno reso possibile che questo cordone ombelicale mai si interrompesse. Senta, lei è l'ultimo erede diretto di Pietro Valdoni, che è morto nel 76 e che è considerato un po' il caposcuola della chirurgia italiana. Un specialista orgoglioso, molto determinato nel plasmare chirurghi. Ha proferito tante frasi importanti, è ricordato anche per tante frasi importanti e cariche di orgoglio. Ce n'è una che mi ha colpito. Professor Valdoni, tra le tante cose, ha detto: nessuno può darmi ombra, solo i miei allievi potranno superarmi. Lei è un allievo che ha superato il maestro. Allora, io questa è una cosa che dico con orgoglio, perché io sono veramente l'ultimo allievo in cattedra della scuola di Valdoni, essendo stato pure aiuto e caporeparto del professor De Cesare prima e del professor Feggis, di cui nel 2002 lei ha preso poi il posto. Ho preso il posto. Il discorso di Valdoni, devo dire che ad una riunione scientifica di un paio di mesi fa, il professor Santoro, che doveva fare una lezione sulla storia della medicina e chirurgia romana, e diceva molti chirurghi erano delle eccellenze, Valdoni era un marziano. È vero. Poi ha preso il posto del professor Gianfranco Feggis, che è un altro allievo del professor Valdoni, quindi ci ricolleghiamo a quel cordone ombelicale che non è mai stato tagliato, è stata garantita la continuità, mi sembra di capire, in questo reparto. 8.000 interventi di chirurgia avanzata, tutti nel campo della chirurgia digestiva, sia open che laparoscopia avanzata. Com'è cambiata nel passare degli anni, professore? Beh, adesso, come diceva prima, non c'è più il grande taglio, grande chirurgo. No, io dico questo, come diceva prima Rosati, che mi vede veramente d'accordissimo, il discorso che la tecnologia non può essere fermata. Adesso non si fa più una differenza fra chirurgia open e chirurgia mini-invasiva e chirurgia robotica. Io faccio mini-invasiva avanzata, faccio pure chirurgia robotica. Possiamo operare a distanza di 20 metri, oppure se il robot sta a 100 metri possiamo operare a distanza di 100 metri. Però non è questo il discorso. Esiste ancora un campo in cui l'applicazione open ha ancora una sua indicazione, però il progresso non si può. L'unica cosa è, mi devo ricollegare a quanto ha detto ovviamente da un'eccellenza nel campo sanitario, da Mario prima,
per avere nuove tecnologie, come per avere nuovissimi farmaci, ci vogliono purtroppo dei budget che in questo momento non ci possiamo permettere. Allora cosa succede? Che creiamo delle disparità dal punto di vista di organizzazione tecnologica fra vari centri e altri. Ci sono dei centri nei quali si possono permettere determinate spese, e devo dire questo succede spesso in quelle che sono IRCCS e fondazioni rispetto a quella che è la sanità pubblica, perché nelle IRCCS e fondazioni è più facile avere un rapporto con infermieristico e un rapporto, certo, con le nuove tecnologie, perché si viaggia su sistemi economici che sono diversi. Però dal momento che io amo sempre l'omeopatia, allora a questo punto noi dobbiamo dire similia similibus, cioè noi possiamo confrontare le IRCCS con le IRCCS, però dobbiamo confrontare gli ospedali pubblici con gli ospedali pubblici, che hanno un meccanismo dal punto di vista di investimenti, di reclutamento e soprattutto di nuove tecnologie, che debbono tener conto di logiche sanitarie, e correggimi se sbaglio, che sono ben diverse. Quindi il discorso è un discorso che deve essere fatto attentamente. Dicevamo 8.000 interventi, qual è quello più difficile che ha eseguito? Ce n'è stato uno che è stato trasmesso in diretta in 5 continenti. Vabbè, questi fanno parte di... ci sono. È ovvio che la cosiddetta live surgery è una chirurgia un po' più difficile. Uno può essere bravissimo, però quando deve stare di fronte a platee interne, uno deve essere portato per fare la cosiddetta live surgery. Di interventi pericolosi, adesso vi racconterò un aneddoto che è veramente divertente. Noi con la Società Italiana di Chirurgia, quella cubana, e devo dire grazie anche al nunzio apostolico che stava lì 10 anni fa, che era il fratello del professor Berloc, abbiamo unito queste chirurgie, unito quelle due società, e facciamo sempre un congresso nel quale anche noi ci siamo esibiti dal punto di vista chirurgico. E devo dire che invece questa è stata veramente pericolosa, perché noi alloggiamo di solito all'hotel Meliá. Si ferma una macchina, escono fuori 2 o 3 generali in perfetto assetto, e viene il direttore dell'ospedale militare CIMEC, Sepero, e il direttore dell'ospedale Los Hermanos Sameiras, che invece stanno al centro dell'Havana, vicino all'ambasciata americana. E quindi bisognava operare, manco a farla apposta, per una neoplasia del terzo esofageo inferiore, il cardiologo di Fidel Castro. E questo avveniva il 30 di aprile, con l'intervento già programmato il primo maggio, e quindi io sono dovuto andare a operare questo cardiologo di Fidel Castro il primo maggio, e con esito che è stato fortunatamente positivo. Festa adesso, del lavoro, primo maggio. Primo maggio, che eravamo tutti pronti per andare a vedere la sfilata. Ma adesso dirò una cosa che farà piacere soprattutto ai miei amici di Pescara e anche al professor D'Agostino. Allora, che è successo? Che quando ovviamente il ministro della sanità mi hanno dato una targa e mi hanno premiato, ma mi stavano per premiare, e c'era un audience in cui c'erano dei personaggi, c'era Quanto Regna, e che stavano lì perché era un evento abbastanza significativo. E lui mi diceva: ma allora, da chi vuole essere premiato? A un certo punto io vedo che c'era Sotomayor, che era il campione, tuttora record man del salto in alto. Ho detto: quello lì, ma come quello lì? E io mi sono fatto premiare, cioè la foto che loro hanno visto Sotomayor. Da Sotomayor, che è uno che salta 2,45 m, devo dire. Che... questo in ricordo dei tanti anni passati allo Stadio Olimpico e tutti gli stadi abruzzesi e d'Italia a fare le gare con la Liberta Saturno Pescara, non lo dimentichiamo. Anche lei era saltatore? Anche io. Salto in alto? Salto in lungo? No, salto in alto. Salto in alto. Sì, sì.
Senta, mancano i chirurghi oggi, i giovani chirurghi bravi se possono se ne vanno all'estero. Allora, adesso io veramente io ho un'opinione del tutto diversa e come presidente adesso onorario della Società Italiana di Chirurgia io ho combattuto questa specifica e questo perché noi abbiamo avuto 20 anni che possiamo chiamare tardo medioevo dal 95 a circa il 2015 perché avevamo una massa enorme di laureati e di specializzati con un blocco del reclutamento che era dovuto a un'asfissia che si era procurata negli anni 85, 95 e 2000. Allora cosa succedeva? Che tutti i nostri bravissimi specialisti in chirurgia generale non trovavano posto né in strutture pubbliche, né in strutture convenzionate e né in strutture universitarie ed erano costretti, a meno che non volevano cambiare totalmente il campo d'applicazione che andavano a fare i medici delle palestre, e di andare all'estero. Perché che cosa succedeva? Che all'estero, in Francia, insomma io ho abbastanza esperienza di chirurgia a livello europeo, operano in due. E quando arriva lo specializzando italiano, che è sicuramente dal punto di vista culturale molto superiore a quello, loro hanno un po' più di pratica, però la pratica perché? Perché sono di meno e quindi hanno più facilità di potersi esercitare. Però cosa succede? Che noi spendiamo, e sempre correggetemi, circa 275.000 euro per produrre uno specializzato. Li mandiamo in Francia, in Belgio, in Svizzera, in Inghilterra, ovviamente gratis loro hanno la manodopera. Perché dico manodopera? Perché non ci illudiamo. In Francia possono diventare chef de clinique, però non arrivano mai, non li fanno mai arrivare ai quartieri alti. Quindi il 95 esistono delle eccezioni, sia in Francia sia a Londra. A Londra possono fare junior consultant, ma non diventano senior consultant e non diventano capi di dipartimento, che quelli sono o irlandesi o scozzesi o inglesi. Allora cosa succedeva? Che lì avevano il lavoro, potevano esercitarsi di più, però i costi della vita sono più elevati e alla fine, dopo anni, dovevano tornare in Italia. La nota positiva di coloro che si iscrivono adesso, oppure coloro che stanno finendo adesso, che adesso c'è quasi parità fra domanda e offerta. Quindi abbiamo fatto un algoritmo proprio al Ministero della Sanità. Con questo algoritmo nel 22-24 la richiesta sarà molto superiore all'offerta e quindi mentre il futuro purtroppo per tutti i bravissimi specializzati degli anni dal 95-2005 non era roseo, adesso il futuro è roseo. E quindi resteranno in Italia. L'ultima... L'ultima gliela dico io, no, che nel 60... No, scusi, lei o conduco io? No, io. Ah, conduce lei? Vabbè, allora me ne vado. Allora, il premio dice, sono sempre di sesso maschile, però in chirurgia c'è una controtendenza. Allora, nel 2003 solo il 3,5% erano sesso femminile coloro che si iscrivevano alla scuola specializzazione. Nel 2008 siamo passati addirittura al 23-27% per salire al 40% nel 2015, adesso dati ufficiali, l'anno scorso il 64% iscritti alla scuola di specializzazione di chirurgia sono di sesso femminile. Sono... Meno male, quindi l'anno prossimo, negli anni prossimi attingeremo donne, la previsione è questa, che nel 2028 e 2030 l'80% saranno dei primari donne. Sono di sesso femminile e non ci sono differenze né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista
scientifico e culturale. Me la consente l'ultima? Quindi mi ha difeso. Perché... La difendo, sì, me la consente l'ultima, sì. Visto che conduce lei. Allora, so che è stato, e adesso è presidente onorario della SIC, Società Italiana di Chirurgia. Ci tiene molto perché siete stati due abruzzesi soli ad aver occupato quella carica importante e anche aver diretto un reparto importante. Beh, questi sono i cosiddetti sweet memories, cioè sono veramente i dolci ricordi. Dolci ricordi sentimentali. Ovviamente noi abbiamo avuto un'eccellenza assoluta che è il professor Paolucci, nato ad Orsogna, e quindi che è stato direttore della clinica chirurgica, tranne un breve periodo in cui, vabbè, per questioni politiche era stato messo al confine, che poi era rientrato. E il professor Paolucci è stato in contemporanea presidente della Società Italiana di Chirurgia e direttore fino al 10 ottobre del 58, direttore della clinica chirurgica di Roma La Sapienza. E il fatto che nella stessa provincia e con due paesi che stanno a distanza di 25 km possiamo aver avuto due presidenti della Società Italiana di Chirurgia in contemporanea come la direzione della prima clinica chirurgica, devo dire di tutte le cose è quello che veramente, certo, mi dà più soddisfazione e orgoglio. Professor Giorgio De Toma, la faccio premiare dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Breve, perché siamo in chiusura. Prego. È un orgoglio abruzzese. È un orgoglio abruzzese, ma soprattutto ha indotto tutti noi a una riflessione profonda, così come non dobbiamo più avere grandi specialisti che dall'Italia vanno verso l'estero. Io penso che non dovremmo avere più i grandi specialisti abruzzesi che vadano fuori dall'Abruzzo. Grazie all'assessore Verì. Potete premiare, può dar la targa al professor De Toma e voi potete applaudire. Grazie assessore, grazie professore. Siamo in chiusura, Paolo Minnucci per chiudere. E allora è stata davvero una bella mattinata, una mattinata intensa e interessante. Io volevo ringraziare davvero tutti gli intervenuti, coloro che hanno raggiunto l'Abruzzo e Pescara da ogni parte d'Italia, con una particolare menzione a quegli abruzzesi che continuano a farsi onore a livello nazionale. Volevo salutare e ringraziare ancora la voce ufficiale del nostro premio, il maestro in giornalismo Paolo Castignani, un grande applauso. E poi i nostri amici sponsor, dalla Liofilchem alla Arkis, all'Abruzzese Salute, al Centro Diagnostico Valdem. Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie a coloro che ci stanno continuando a seguire in diretta online sul sito cronacheabruzzesi.it, e ancora buona giornata, buona domenica a tutti, appuntamento alla prossima edizione. Ciao a tutti! Grazie, arrivederci.